Ciao tesori, benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi sono qui con un ospite non speciale, molto di più. Vieni un po' qua. Paura, eh? Sera. Tutte bionde. Mamma mia, guarda quanto siamo bionde. Scuotiamo le chiome. Dai, scuoti la chioma, muovi i capelli, vediamo come... Ah, così. Che bella. Allora, oggi perché siamo qui? Dillo tu, vai. Ma siamo qui perché abbiamo messo in atto una cosa che non possiamo dire, perché forse uscirà prima questo. Sembra il cantante dei Tokyo Hotel. Che bello, sembra che non dormi da 10 mesi. Ma che uso per dormire? È entrato nella modalità il sapone per i piatti. Vieni qua e fatti vedere in camera. Ti prego, faccio. Vieni qua. Allora, se volete sapere perché, se volete sapere perché lui ha queste problematiche. Ciao ragazzi, non dormo da 12 ore, sono felicissimo. Mamma mia, ti giuro, quella sta per cadere la bionda. Invece adesso che cosa succede? Adesso andiamo a fare una cosa fantastica. Andiamo a provare. Anzi, andrò a testare sulla vostra Queen il nuovo fondo di Fenty Beauty, che abbiamo ottenuto neanche con grandi sforzi, perché pensavamo che avremmo dovuto fare a botte da Sephora. In realtà l'abbiamo preso subito e abbiamo detto: dai, torniamo a casa, devo provarlo su Chiara, perché lei ha una pelle di base molto molto bella. Quindi anche usando poco prodotto l'effetto sarà sicuramente fantastico. E così faccio anche più bella figura, perché dice, beh, trucchi una già che è buona. Ma quindi, quando mai? Dici, già è buona, quindi anche se sbaglio il fondo, sbaglio il make-up, viene buona comunque, quindi. Ma quando mai? No, io non ho comprato niente di dire queste marche, perché sapete che io sto prendendo casetta, quindi sono molto a restrizione. Però, perché siamo molto ligi a dovere, però sono contenta di provarlo, che poi lui ha tipo la Alice in Wonderland make-up. Dei make-up. Dei make-up. Cioè, tutta la città incantata del make-up. Vi giuro, raga, ha di tutto. Io sto truccando un Jeffree Star in questo momento, io non ho mai toccato uno. Cioè, oppure c'ha, vabbè, Huda Beauty ovunque, a Kat Von D. No, raga, vero. Alla Gentleman. È l'uomo più pieno di make-up e di farmacia del mondo. Però ci abbiamo tipo anche l'acqua di rose di Mario Badescu, che questa dobbiamo metterla prima di... Bella. Beh, bene, noi iniziamo. Aiuto. Sul posto di glicerina per la fine. Qualcuno estetico, eh? C'è la soluzione. Allora, cominciamo. Ti sei lavata la faccia fondamentalmente, sì. Solo quello. Sì, ok. Sì. Allora, cominciamo a tonificare la nostra pelle con questo prodotto di Mario Badescu, che è una linea nuovissima che ho visto anche promossa da Jeffree Star, che la sta utilizzando tantissimo. Per dare un po' di freschezza alla pelle prima di sottoporla al trattamento make-up. Ma io l'ho detto che tu hai un canale su sto video? O l'ho detto solo nello scorso? Io pensavo se si dice un'altra cosa, mi ero preoccupata. Che cazzo? Ok, un pe. Abbiamo registrato 3 video. No, cioè con lui 2, però in realtà ne ho registrati 3 oggi. Quindi non so se vi ho detto che lui... Ma nel caso, lui ha un canale bellissimo, iscrivetevi. Nel caso. Non respirare, don't breathe. Pure a te è finito. È finito pure a te, tanto è profumoso. Che tocco, che raga. Vi giuro, io avendo fatto la truccatrice per tanto tempo, penso che siano passati anni da quando qualcuno mi ha truccato me. Davvero? Eh sì, quando ho fatto che mi hanno insegnato, mi hanno truccato. Ma facciamo un po' di patchwork. Che c'è? Non sono ancora truccata. Non lo vedo, raga, non vedo nulla. Voglio fare prima, faremo prima il trucco occhi e poi... Ah, proprio American Style. Sì, molto American Style. Ovviamente sarà un trucco cakey, come piace a me, alla Nikki Tutorial, bello, carico, ad effetto, okay. Super liscio, super patinato. Okay. Ecco. E stiamo sfruttando, diciamo, il trucchetto dello scotch per avere la nostra wing liner precisa, straight, super definita. My way. Attenzione ai capelli. My way. The perfect way. Ok. C'è Nikki Tutorial, c'è lui. Nikki Tutorial. Postati. Nikki Tutorial può accompagnare solo. Sai che dovevi fare? Quando si usa un scotch che non, non conosci, non so se lo fai pure tu, lo appiccichi un po' sulla tua mano per scaricare questo un pochino di... No, io questo qua l'ho provato per evitare il rossore. Esatto. Nel senso che... No, per scaricare un pochino di cosa. Ma perché dici che ti fa il rossore? Probabile, però nel caso copriamo. Nel caso copriamo. Ok.
Chi se ne frega? Sai come sto per cattivere? No, vai, vai. Il capello. L'unica cosa è che ho il Wonder Brow sulle sopracciglia. Quindi... Vabbè, tanto un pochino le ripasso, eh. Ok. Ma ti volevo avvertire che se senti spessore è quello. Ma l'hai fatto adesso? No, un giorno fa. Ma viene benissimo, è una cosa allegra. A me piace molto il Wonder Brow. Io adoro il Wonder Brow. Allora, con il pottino di La Splash nella tonalità Maple Lily andiamo leggermente a definire ulteriormente le ciglia di Chiara, che ovviamente lei ha già trattato con il Wonder Brow e che sono già perfette. Quanto bene ti vuoi la mamma? Tanto. Da 1 a 10 quanto gliene vuoi la mamma? Tanto. E gli dai bacini alla mamma? Mm-hmm. Davvero? Mm-hmm. I pizzichini? Mm-hmm. I bacini pizzichini? Mm-hmm. Che carina. Mi fa il bacio pizzicotto. Davvero? Sì. No, che fa così. Mm-hmm. Il bacio pizzicotto più bello del mondo. Adesso andiamo ad applicare un po' di primer di Dermacol, è un eye primer che è specifico proprio per gli occhi, per valorizzare maggiormente la formula dei nostri ombretti. Quindi prendo la Shade and Light di Kat Von D e prelevo leggermente questo arancione qui, questo aranciato, per creare, sì, un po' pescato, per un minimo di transition color, e poi vado con la palpebra mobile. Vabbè, blender brush, eliminiamo l'eccesso e cominciamo a definire il nostro occhio. Che bello truccarsi senza usare i radiani. Che sì. Bello, non sto usando le mie mani, mi sto venendo truccata io. Così ti puoi riposare un attimo. Che bello, non ho idea, per una mamma questi momenti sono una cosa allucinante. Ma poi fra l'altro sono rimasto scioccato dalla giornata di Chiara Paradisi, perché mi dice, vabbè, si mette, fa il video, si trucca, si veste. Invece ho visto nel pratico... Cosa significa essere Chiara Paradisi? Cioè, e io non penso possa riuscirci neanche sotto allenamento, perché mi hanno fatto fare 8000 km, poi è un continuo. E sono arrivata a casa, la bambina, vai a prendere la bambina, porta la bambina, devi mangiare la bambina, quindi comunque lei non si riposa mai. Cioè, io che so, vabbè, da uomo avrei già strippato, perché ho detto, voglio dormire, fatemi dormire 15 ore. Ferrito, scusa. No, tranquilla, però è ammirevole l'energia delle mamme, io non pensavo. Ma ti pare. Poi vabbè, lei è fortunata perché è giovane, ha anche una riserva di energia diversa rispetto a una mamma più grande, quindi vedi, abbiamo trovato anche il pro di essere una mamma giovane. Diciamo che è più energia per stare dietro ai figlioli, ecco, io questo punto di vista l'avevo sempre un po' trascurato. Sì. Allora, con questo borgogna andiamo sempre a definire l'eye bone, quindi l'osso sovraorbitario, e dopo cominciamo a lavorare sulla palpebra mobile. Quindi prendiamo sempre con il blender brush questo borgogna e andiamo ad intensificare seguendo la linea naturale dell'occhio di Chiara. Anche se fa un po' schifo, però la seguiamo. No, invece è una bellissima forma degli occhi, è proprio la forma gatto. Vero? Mm-mm. Perché di solito quando non è, cioè quando l'occhio non ha quella conformazione devi un attimino lavorare bene, con anche il rischio di sbagliare. Invece così basta seguire la linea naturale dell'occhio. Yeah. Adesso completiamo il nostro cut crease andando a tagliare l'area della palpebra mobile con un correttore di più chiaro, utilizzerò visto che Chiara è chiarissima. Chiara è chiarissima. Dalla palette di Anastasia Beverly Hills. In particolare sto usando la cialda Fair, che è questa qui. Devi dire, mi sento onorata di aver perso. Hai ragione, allora faccio così, magari capisci la lacrimazione dei miei occhi a che livello sta. Vuoto, ma sei di vuoto? Che scemi. Ammazza, ma c'hanno il grip queste cose. Andiamo di eyeliner. Allora adesso, prima di cominciare ad applicare la base, siccome lei ha una pelle molto delicata, procediamo con l'Hangover di Too Faced con estratto di cocco, giusto per idratare e far sì che la pelle sia pronta a ricevere il make-up. È importante applicare un po' del prodotto anche nelle narici, così, anche con aiutatevi con il dito. È molto bene. Tu metti la matita sotto, la nera, un pochino nell'interno. Ok. Completiamo il trucco occhi con un leggerissimo velo di matita nella... oddio, sto dando i numeri. Nella lima interna.
nella rima interna dell'occhio, nella parte inferiore, così da intensificare ulteriormente lo sguardo di Chiara, che già ha questi occhioni da miao. Finalmente è arrivato il momento principe. Procediamo con il nostro fondo di Rihanna nella tonalità 160, il nostro Fenty Beauty, e vediamo se effettivamente mantiene le promesse fatte di essere super liftante, super matte, no imperfection. Dovrebbe essere tipo una piallata questo fondo. Vediamo cosa fa. Vediamo. Blender brush, sì, blender brush, scusate. Blender leggermente umido. Partiamo con due pump, tre pump, direi tre. Bah. Comunque sembra una formulazione molto leggera. Quindi non penso che la... Allora, la stesura sembra di un'agevole allucinante. Però secondo me la spugnetta se lo mangia. Tutto. Va bene, metteremo ancora. Sì. Sento la consistenza. Sì, mi piace. Oh my god, sento la consistenza meravigliosa. No, mi piace un sacco. Ma si setta pure bene sulla pelle. No. Cioè, guarda, sto picchiettando proprio leggermente. Non ho mai picchiettato così piano per un fondo. Oh god, adoro. Oh my god. È meraviglioso. E fra l'altro il tuo colore. Davvero? Sì, cioè, se devi prenderlo, prendi il 160. Chiara, è esattamente il tuo colore, non c'è proprio distacco con il resto del corpo. Io che pensavo di essere più chiara. Più chiara di Chiara? Provate di là. Ora dalla palette di illuminanti di Jeffree Star, la Platinum Eyes, sì, andiamo a prelevare il nostro... Cioè, quale vuoi? Scegli tu. Non so se sarà questo, questo è quello che dici. Questo, così rimaniamo su quello degli occhi. Non essere nemmeno più da destra. Quindi il Glacier. Mamma mia, questo arco di Cupido. Ciao arco di Cupido. Luminosissima. Anche un po' qui nel naso, nei peli. Mi ha infilato il dita nel naso e la beauty blender nel naso. Ci vuole. Ovviamente il naso, lui è lo migliore. Come? Mettendoti robe dentro. Sono tre ore che mi impappina il naso. Questo qui è per... Ci vuole. Scusami, scusa. Hai problemi a respirare? No. Ebbene, non ti possono venire se ti mette cose larghe nel naso. Scusa. Utilizzi come sei? Sai quanto illumina? Ma cos'è, un mobile? Aspetta che ti illumino. Guarda, io mi ci gioco quello che vuoi. Fra un paio di mesi, anni, quello che sia. Beh, io impazzisco poi per lo strobing, cioè io... Metteranno luci ovunque in faccia alla gente. Io amo l'illuminante. Esiste già. Davvero? Sì. Sì, sulle... Esistono già le lucine per ciglia. Non per ciglia, dico per... Sugli zigomi. Esatto. Oppure se... C'è solo una sfida. Ti fai un piercing? Cioè, ti cambi il piercing? Che si illumina una lampadina. Ti cambi il piercing sul naso? Con... Su di te lo strobing alla Kim Kardashian, sta da Dio. Cioè, più con l'illuminante, guarda. Cioè, non so se tu ti vedi. No. Ah, già, senza occhiali tu non ti vedi. Sei luminosissima. A me piace più del contouring e basta lo strobing. Mille volte meglio del contouring. Cioè, mi piace perché fa molto estate, fresco, così luminosa. Sì, no, il contouring si vede che è proprio esagerato. Io glielo faccio più leggero, glielo fatto più leggero. Perché lei se lo fa molto più forte il contouring, cioè, e non gli serve, cara. No, io volevo proprio provare. Ti ricordi cosa ti ho detto per telefono? Sì, che sì. Su di te volevo provare una cosa luminosa. Sì. Girati di là. Ma lei ci sta molto meglio così che con il contouring. Mamma mia, guarda. Mani, luce, io pagherei per avere gli zigomi così. Guarda come si illuminano. Mamma mia. Cara, like a fireworks. Allora, Too Faced. Pink Leopard di Too Faced, giusto per dare un po' di colore alle guanciotte. E poi siamo a posto. E andiamo di labbra. Sai che io non metto mai il blush? Mai? No. Io lo metto poco e sfumato. Perché odio il fatto che ho la coupe rose e quindi la vado a coprire. Sì. Ma non si vede, eh? Una volta che ci hai messo il fondo, che hai fatto una bella base. Sì. Questo poi non è propriamente un blush, è un blush in bronzer, quindi comunque ti aiuta a definire anche maggiormente il contouring. Hanno un ottimo odore questi di Jeffree, a me piacciono molto. Vabbè, quella la stessa che mi ha messo prima, ma tanto colorazione diversa.
Sì, quello è rosso. Mazza, sale il pelle leggero. Trattieni il respiro. Sventoliamo con Jeffree Star perché è più professional. Oh mamma mia. Sento Jeffree che mi entra nelle vene. Ci siamo? A posto. E questo è il look finito. Queste te le regalo, te le metti adesso dopo delle sacche e te le tieni qua. No, ma ti vale. Ma stai scherzando? No. Queste sono comodissime, sono di La Splash. Se gli fai una buona manutenzione ti durano un sacco. Ma che mi regali? Ma no. Ma per un paio di ciglia finte, ma stai scherzando? Grazie. Ma cioè, ancora non ti sei vista in tutto ciò? No. Guarda, uno specchio ce l'hai, è stupendo. Ti dico soltanto che ci rimarrai male per quanto bella puoi sto uscire in poco tempo. Ah, sto per vederlo. Ma perché sei sotto sopra nella ripresa? Perché il mio coso è rotto. Comunque questo, questo è il make up che non so, non lo so. Wow, oddio, quanto è diverso da quello che faccio io di solito. Mamma mia, no, sembra una bambolina, gli occhi delle bamboline hai fatto. Sembra una bambolina praticamente. Una bambola, oddio. Una pin-up doll. Sembra una bambolina. Io voglio vedere, oddio le labbra. La texture della pelle è qualcosa di meraviglioso. Cioè il fondotinta ti sta da Dio. Illuminante, oh, c'è un po' di strobing e ti sta veramente benissimo. Io quello stavo notando. Che tu lo strobing me l'hai portato fin qua sopra? Sì, sulla zona della glabella. Perché così dai luminosità e non chiudi troppo la fronte con l'attaccatura. Perché sennò l'attaccatura col contouring abbassa ancora di più. Invece qui illumini la zona della glabella e concentra l'attenzione qui e sugli occhi. Aspetta, voglio vedere con gli occhiali come... Questo è veramente da Dio, cioè ti sta proprio bene. No, beh, stai scherzando. No, mi piace un sacco. Non posso. Ma non posso, però. Guarda. Dopo tantissimo. Hai visto come ti risalta tantissimo lo zigomo? Poi la combo di illuminante, vedi che ti illumina la parte alta e sfina la parte bassa. È vero. Grazie. Sei da Dio. E grazie cosa? Sei buona tu di base, perché se non fossi stata così non sarebbe venuto il make up di conseguenza. No, ti pare. No, è bellissimo il trucco che hai fatto. Che poi sono proprio i colori che mi piacciono a me. Ma che hai usato? Tutta la mauve, solo la Madonna, mauve obsession di Uda. No, sono proprio i colori tuoi. Sì, prima o poi questa la compro. Questa qua. Qual è? La mauve. La mauve. Mauve. Questa, raga. Comprate. Non posso che non ringraziare Cree, perché mi ha fatto sentire una principessina ogni tanto, è una cosa molto molto bella, perché io lo dico sempre nel mio canale, anche se siete mamme, prendetevi cura di voi, prendetevi anche solo 5 minuti per fare le cose che vi fanno stare bene, che sia una maschera o un qualcosa. E oggi sinceramente, dopo tanto tempo, farmi coccolare tra virgolette così sul viso è stato veramente bello, quindi sì, grazie. E poi ricordiamo anche che essere mamme non significa dover dimenticare di essere donne, perché esatto, essere donne è forse un vanto nella società, quindi è bene che ve lo ricordiate e che lo facciate sapere anche agli altri, prendendovi cura di voi stesse, perché se non ci si apprezza da sole non possiamo pretendere che qualcosa cambi e che siano gli altri ad accorgersi di noi. Quindi se vogliamo rispetto, pretendiamo rispetto e rispettiamo noi stesse, noi stessi. Parole d'oro. E soprattutto poi un'altra cosa un pochino più tecnica, quando anche se magari siete voi delle truccatrici e tutto, se vi fate truccare da una mano diversa, sentite delle tecniche diverse, magari l'occhio lo fanno in un modo diverso, cambia, quindi stare con una mano di un'altra persona comunque esperta ti fa vedere le cose in sì, ma poi anche confrontarsi, cioè Chiara mi ha insegnato delle cose che per esempio alle quali io non ci avevo mai pensato. Tu me ne insegnate molte di più, assolutamente. No, vabbè, che c'entra, però è stato uno scambio reciproco, è proprio sì, questo il bello. È stato un bello scambio, devo essere sincera. Poi vabbè, lo vedrete nel suo canale, perché lui è appassionato di tutto quello che riguarda make up e si compra tutte le cose nuove eccetera, quindi lui appena ti faccio una chiamata mi basta per ehi, ma questo secondo te è buono, mi dici sì, prendi no, questo, forse... Io invece voglio dire grazie a te e di conseguenza anche a Ale e alla famiglia, perché siete stati molto accoglienti. Io mi sono sentito a casa, non mi sono sentito né in soggezione nell'essere in una casa di persone che non conoscevo. Cioè, perché un conto è come voi vedete poi il personaggio nella telecamera, da vicino è veramente una persona dolcissima. Cioè, tante per esempio cose che io magari pensavo di aver capito vedendola in video, e su alcune mi sono ricreduto, su altre ho avuto la conferma, ed è stata una bella cosa, perché dietro questo schermino c'è veramente una bellissima persona.
mia. No, che sennò si rovina il trucco. No. Grazie. No, grazie a te. Sopracciglia, ce lo siamo da. Perché tanto io non ci vedo niente. Perché se no ti cancello qua lo zigomo. Ma perché io non ci vedo nulla. Quindi in questo momento gli potrei pure dare un bacio in fronte. Sì, tanto non so dove sia, dov'è la. Hanno limonato in cam, ma come? No, limonato no, ho il fidanzato là dietro. No, veramente mi potresti rubare tu il fidanzato, veramente. Dopo cosa fai? Limonare con te? Si limona. Prendo gli auguri. Ok, ciao Chiara. Ciao tesori, ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, il canale Tigri in descrizione. Mm.